all'Auditorium di Santa Pollonia, un'assemblea dei lavoratori delle Camere di Commercio della Toscana che protestano contro gli esuberi che potrebbero derivare dal decreto del governo che riguarda proprio le Camere di Commercio. Non ci sono ancora i decreti attuativi della legge, però? Però è circolata una bozza che la stessa Union Camera, attraverso alcuni suoi esponenti, ha definito come scellerata, e in effetti lo è, perché prevede la riduzione delle funzioni, l'indebolimento del ruolo delle Camere di Commercio, non prevede nessuna garanzia occupazionale, prevedendo esplicitamente tagli di personale fino al 25%. E capite bene che in Toscana parliamo potenzialmente di circa 200 lavoratori. Non capiamo questa scelta del governo, che sostanzialmente vuol portare un costo sul bilancio pubblico, determinando praticamente il carico di lavoratori che sostanzialmente ad oggi vengono pagati dal sistema, diciamo, delle imprese imprenditoriali. Cosa potrebbe accadere nel lavoro delle Camere di Commercio disperdendo questo tipo di professionalità? Ma certamente un impatto sul tessuto produttivo di assenza di risposte importanti su funzioni come internalizzazione, come conciliazione arbitrato, una serie di funzioni che dall'opinione pubblica non sono conosciute in modo diffuso, ma che mancando determinerebbero sicuramente un impatto molto forte e preoccupante. Teniamo presente un'altra cosa: in Toscana il 95% delle imprese sono piccole imprese con numeri di dipendenti fra 1 a 10 e l'altro 4,6% va da 11 a 49 dipendenti. È importante capire come la politica intende creare un sistema di assistenza, di servizi a questo circuito di imprese, smantellando tutto.